A Tashkent, in Uzbekistan, per il Grand Slam, i giovani appassionati di judo hanno avuto l'opportunità di incontrare i loro idoli, fare selfie e ricevere autografi, incluso quello del campione del mondo, l'uzbeko Davlat Bobonov, pronto per il grande giorno dei pesi massimi. Con la sua back patch rossa da campione del mondo, Bobonov è apparso in forma smagliante, mandando in visibilio il pubblico, fino alla finale, dove ha incontrato il giapponese Sanshiro Murao. Bobonov ha trionfato, regalando il secondo oro all'Uzbekistan. A 25 anni, Bobonov è uno degli sportivi più amati in Uzbekistan. Per lui un tripudio di applausi e bandiere allo Yunusobod Sport Arena di Tashkent. Il ministro delle politiche giovanili e dello sport dell'Uzbekistan, Adkam Ikramov, ha consegnato le medaglie. Adoro le gare che si svolgono in casa, sono difficili da un certo punto di vista, ma il supporto dei tifosi è incredibile e questo mi ha aiutato a vincere. Oro per la giapponese Rika Takayama e argento per l'azzurra Giorgia Stangerlin nella finale dei meno 78 kg donne. Ottimo piazzamento per la 26enne judoka trevigiana al miglior risultato della carriera. Le medaglie sono state consegnate dal direttore IJF Education e Coaching, Mohamed Merija. Volevo vincere a tutti i costi oggi e ce l'ho fatta, quindi sono molto felice. Nella categoria sotto i 100 kg, il 34enne georgiano Varlam Lipartegliani in finale ha sconfitto l'austriaco Aaron Fara, segnando prima un wasari e poi atterrandolo con un ippon. La direttrice degli eventi IJF, Liz Allam, ha consegnato le medaglie. La giapponese Wakaba Tomita è salita sul gradino più alto del podio dei più 78 kg donne, battendo in finale la cinese Shi Yang-su, conquistando l'oro numero 4 per il Giappone. A consegnare le medaglie il direttore sportivo IJF, Skander Ashisha. Nella finale degli oltre 100 kg maschili ancora un oro per l'Uzbekistan, con Alisher Yusupov che ha sconfitto il giapponese Tatsuru Saito. Terzo oro in tre giorni per l'Uzbekistan, secondo nel medagliere finale, alle spalle soltanto del Giappone. Apoteosi per Yusupov e bandiere uzbeke al vento. Il segretario generale del Comitato Olimpico dell'Uzbekistan, Oybek Kasimov, ha consegnato le medaglie. E ora il Grand Slam di judo dal 24 marzo a Tbilisi, in Georgia.